Ciao bellezze, ciao ragazzi, buon 2015! Allora, oggi video tag in collaborazione, sono contentissima di collaborare con molte youtuber che seguo. Questa collaborazione sarà con una ragazza molto molto brava che si chiama Selena e ha un canale appunto su YouTube, il suo canale si chiama Nina P, vi lascio giù il link al suo canale, merita tantissimo, un abbraccio Nina se posso, e il video tag che abbiamo deciso di fare insieme si chiama Favorite Winter Things, quindi sono domande su cosa mi piace e cosa non mi piace dell'inverno. Iniziamo subito, visto che da me fa ancora freddo, mi vedete con le maniche lunghe, con un mini abito invernale col collo alto, adoro l'inverno, ma iniziamo questo video. Ciao Lina! Allora, siete tutte taggate a rifare questo video, le domande sono 10, se non sbaglio. E ringrazio sempre Nina per aver collaborato con me a questo video, spero ci saranno altre collaborazioni. Un bacio a tutti. Allora, le domande sono: prima domanda, ti piace l'inverno? Sì e no. Mi piace l'inverno per la neve, mi piace per me l'inverno per mettere le sciarpe, mi piace l'inverno per il Natale, per fare i regali e per riunire la famiglia sotto le feste natalizie, allora sì. Invece, non mi piace tanto il freddo quando ci sono i temporali, le tempeste, le alluvioni e il vento freddo. Quando va troppo freddo, quando piove troppo, in giornate nuvolose, quello non mi piace. Anche le malattie, il raffreddore, le influenze, quello non mi piace d'inverno. Per il resto mi piace. Quindi, altra domanda: qual è il tuo accessorio di moda preferito per la stagione invernale? Le sciarpe. Io le sciarpe, i guanti, gli stivali un po' alti ma che tengono caldo, i mini abiti come questo qui che ho addosso, tutte cose che tengono caldo perché sono freddolosa, molto freddolosa, e quindi tutte cose che tengono caldo, soprattutto le sciarpe, le adoro. 365 giorni all'anno, non solo d'inverno, o soprattutto d'inverno, perché mi tengono caldo. Poi, qual è la tua attività invernale preferita? Allora, premetto che io d'inverno, almeno quest'anno nel 2014-2015, non ho fatto molti sport invernali e non, però mi piace fare sport, sia quando è inverno sia quando non è inverno. Chiusa questa premessa, d'inverno mi piace sciare, anche se purtroppo quest'anno non sono riuscita a farlo e neanche l'anno scorso. Mi piace anche solo vedere o fare o vedere il pattinaggio artistico, pattinaggio su ghiaccio, pattinaggio anche solo con i roller sulla strada, sui marciapiedi, eccetera. Quindi quelli diciamo sono i miei sport preferiti, anche se non li ho praticati, è da un po' che non li pratico più, purtroppo. Comunque direi quelli. Poi, qual è il tuo profumo preferito per l'inverno? Non ho un profumo preferito per l'inverno, però come profumazione in generale mi piace la vaniglia e la fragola, come profumazioni soprattutto nelle candele e anche nei profumi, nei deodoranti per ambienti. La vaniglia è una profumazione che mi piace sempre. Poi, qual è il tuo drink preferito per l'inverno? Allora, cioccolate calde, tante tisane, sicuramente. Un tè alla vaniglia che ho scoperto dovrebbe essere della Lipton o della Twinings e mi piace da morire, anche se io non vado matta per il tè e basta, sì, quelli. Poi, qual è il tuo colore per le labbra preferito d'inverno? Allora, voi che mi seguite sicuramente lo sapete, non uso colori accesi, non uso colori stravaganti tipo blu, nero, marrone o borgogna scuro, un viola scuro sulle mie labbra, né sulle mie labbra né sui miei occhi. Mi piacciono colori rosati, rosso, fucsia, rosa chiaro, nude, eccetera. Su di me almeno. Poi su altre persone, su altre ragazze mi piacciono anche i colori più accesi. Sia d'inverno che d'estate uso comunque sia sulle labbra che sugli occhi colori chiari. Poi, qual è il tuo film preferito per le vacanze? Tutti i film cinepanettoni oppure i film di Natale tipo Mamma ho perso l'aereo o A Christmas Carol? Oppure che fine ha fatto Babbo Natale, eccetera, eccetera. Soprattutto i cinepanettoni con De Sica, Boldi, Biagio Izzo, eccetera. Poi, qual è il tuo blush invernale preferito? Non uso molto i blush, ne ho uno di Kiko, ma lo uso raramente. Uno perché non mi so truccare tanto, e due, d'inverno non mi voglio impiastricciare troppo la faccia di trucco. E poi so truccarmi poco, quindi uso pochi prodotti. Qual è il tuo colore delle unghie? Smalto preferito per la stagione invernale?
Ultima domanda. Adoro il rosso, tutte le sue sfumature, tutte le sue tonalità. Adoro il fucsia, il rosa non troppo chiaro, non troppo rosa confetto. Sulle mie mani già che sono un rosa sbiadito, diciamo così, un rosa troppo chiaro, ho la pelle troppo chiara. Quindi mi piace lo smalto rosso, come questo qui che ho adesso, non so se vedete, c'è poca luce, scusatemi. Rosso. Il rosa anche fucsia mi piace, sì, soprattutto il rosso e il rosa fucsia. Non uso molto gli altri colori. Mi piace anche il viola borgogna, diciamo quei colori così. Bordeaux ho anche uno o due smalti blu, ma li metto poco. D'inverno sì, ma diversamente no. Quindi non ho uno smalto invernale preferito, me ne piacciono tantissimi di smalti, soprattutto rossi. Il video tag finisce qui, vi lascio il link del canale di Nina Piju nell'info box insieme alle domande del tag. Vi saluto, vi mando un abbraccio, grazie Nina ancora per aver fatto questo video e spero vi sia piaciuto. Un bacione a tutti, a presto, ciao!